Fantasmi. Conoscevo una donna che li vedeva e li vede veramente i fantasmi. Ha cambiato casa e vita per non vederli più. Eppure non gli facevano nulla. Si limitavano a gironzolare per casa, diversi fantasmi, e ogni tanto la guardavano. Li vedeva come vedeva le persone in carne ed ossa. Ora, nella nuova casa, hanno iniziato ad arrivare anche lì. Ogni tanto vede qualche, non saprei come chiamarlo, essere di qualche sostanza visibile per lei. Esistono fantasmi ben più subdoli di quelli che vedeva quella donna. Mi viene da pensare che fino al momento in cui non si raggiunge l'illuminazione, l'essere umano nelle altre dimensioni non possa essere molto diverso da quello che è nel momento della morte. Dovete sapere che quando si parla dell'aldilà si tende a pensare che si tratti di un luogo dove gli spiriti stanno divisi in tre luoghi o dimensioni: inferno, purgatorio e paradiso. Allora, secondo voi, di che tipo sono gli spiriti che vanno alle sedute spiritiche? Quando morirete, andrete in una dimensione adatta alla vostra evoluzione. Lì non si può barare. Magari siete stati abili nel nascondere il vostro egoismo anche a voi stessi. Noi non possiamo scegliere in quale luogo andare. Si tratta di vibrazione dell'anima. È la vibrazione dell'anima a determinare in quale girone ti troverai. E purtroppo non è soltanto una metafora. Esistono anche i gironi danteschi, perché lui li ha visti. Molte persone hanno visto l'inferno e molti hanno visto il paradiso. Il purgatorio è quello che stiamo vivendo. Ma allora, chi sono quelle entità che partecipano a delle sedute spiritiche? Da dove arrivano? Arrivano da una delle innumerevoli dimensioni in grado di connettersi con la nostra dimensione, che è quella della materia su uno sperduto pianeta in una galassia e nell'universo intero. I defunti vanno a trovare attraverso il sogno i loro cari. Molti lo possono fare. Questo, ma come sapete, non tutte le persone sono uguali. E se tu da vivo hai vissuto da superbo, è molto probabile che ti troverai in una dimensione molto vicina a quella della materia. Perché vedete, esiste un solo peccato per chi ha coscienza: la superbia. La materia che si manifesta prevaricando il desiderio dell'anima. In questo caso, i fantasmi visti da quella persona probabilmente non sanno di essere morti. Vivono come in un sogno, senza rendersi conto di nulla. Poi vi sono i fantasmi che hanno coscienza di essere morti, alcuni disperati, altri soddisfatti.
dipende tutto dal livello evolutivo raggiunto. Purtroppo, i fantasmi visibili e invisibili che si manifestano creando seri problemi ai partecipanti la seduta sono moltissimi. È l'unico modo che hanno per comunicare con la Terra. E molti di loro non si comportano come esseri dotati di coscienza, perché chi ha coscienza non può comportarsi male. Ho conosciuto un essere umano che conviveva con una entità fin dalla nascita. Se vi interessa conoscere tutta la storia, cercate il mio video Esorcismo Anomalo. Gli esorcismi sono reali. Amore e pace a tutti voi.